Usura, estorsione, offerte predatorie. Con il Covid aumentano i tentativi di infiltrazione mafiosa negli alberghi della Riviera Romagnola. Nella sola provincia di Rimini 4.000 strutture ricettive per oltre 175.000 posti letto. Già durante il periodo di lockdown ci sono stati dei segnali da parte della criminalità organizzata che si insinua fisiologicamente laddove ci sono fragilità sociali, laddove ci sono difficoltà economiche. 7.300 i posti di lavoro persi tra marzo e maggio nel riminese, il dato peggiore di tutta la regione. Il settore più colpito è proprio l'alloggio, meno 47%, la perdita di fatturato stimata per il 2020. Sicuramente la crisi accentua il rischio delle infiltrazioni, la situazione si è ovviamente aggravata a seguito della crisi economica. Per contrastare le infiltrazioni mafiose un protocollo, comuni, associazioni di categoria, sindacati a USL condivideranno su una piattaforma web dati preziosi per le forze dell'ordine, cambi di gestione, passaggi di proprietà, strutture e soggetti con fattori di rischio. C'è più aggressività da parte di questi nuovi soggetti che iniziano queste attività e non si capisce perché i conti sono i conti e come facciano. Il prossimo protocollo riguarderà discoteche e locali da ballo. In regione sono circa 300, danno lavoro a 50.000 addetti. La paura è che cadano in mano ai criminali. Sono chiuse 7 mesi, saranno veramente in grave difficoltà e lì sarà gioco facile per loro intervenire e diciamo far man bassa di queste aziende. I prossimi mesi saranno cruciali. La sfida che ci aspetta ora, soprattutto nella fase autunnale, sarà forte perché dobbiamo tenere conto della tenuta del sistema economico e produttivo, dobbiamo capire cosa succederà e tutelare soprattutto il lavoratore.